lasciare tutto. Riposare. Cosa c'era in quella stanza scura? E io mi ritrovavo in quella stanza scura e sentivo il rumore delle cicale, le piccole cicale che nella stanza scura chiedevano me. Che cosa? Che cosa mi hai dato? Dio. Che cosa mi hai dato, Dio? Che cosa mi hai dato, Dio? Del cuore.
aperto come un frutto vuotato. Che cosa mi hai dato, Dio? Che cosa mi hai dato in cambio della mia perla perfetta? Se non legarmi a questo altare come ad un'eterna tortura, ed io ti ho donato. Della mia creatura non creata. E tu che cosa mi hai dato? E tu che cosa mi hai dato in cambio? Della mia dolce casa immacolata. Se non questo deserto, Signore, se non questo deserto e questa sabbia che grava le mie mani di carne e mi intorbida gli occhi e mi insudicia di piaghe. È immacolata, è santa, la mia ansia materna, inappagata. Che cosa mi hai dato tu, Dio? Che cosa mi hai dato? Che cosa mi hai dato tu, Dio? E ora io mi ritrovo qui a vagare tra gli occhi indiscreti di ognuno di voi. Guardo questi occhi indiscreti, li guardo e voglio vedere il vostro disagio su di me. Donatemi il vostro disagio di vita. Donatemi il vostro disagio.
non entrate nella mia casa! Questa è la mia casa! Io sono nuda davanti alla mia casa! Non entrate! Non entrate nella mia casa! Senso, voi volete dare un senso? Eccolo il senso. Questo è l'unico senso! Questo è l'unico senso. Posso regalare il mio unico senso? Posso regalarvi il mio unico senso? Io, signora, voglio donarle il mio unico senso e mi perdoni se sia solo questo il mio unico senso. Mi perdoni, signora. È l'unico senso che possiedo.
faccio avere solo questo senso. Mi piace avere solo questo come senso. Mi piace avere questo senso. Pensare che noi possiamo essere solo dei pezzi di carta. Sì, forse dovremmo imparare a costruire dei castelli. Non credi che sia il caso di costruire dei cartelli di carne? Io voglio costruire dei cartelli di carne! Assolutamente, è necessario. Ne vada del nostro sangue, della nostra, posso dire, sapienza. Sì. Costruirò dei grandi castelli di carta in modo che le parole possano scorrere meglio, perché è lì che si stampano le parole o si scrivono, in questi castelli di carta, prima che tutti noi magari un giorno le scordiamo. Ti pare che scordiamo le parole e magari, ecco, rischiamo di inciampare? No, è normale, anche io inciampo sempre, mi capita spesso, soprattutto nei castelli di sabbia, quando porto i piatti fuori e esco dalla porta a destra. Provate Ortensia. La sua meccanica è la solitudine eiaculatoria. La sua solitudine è la meccanica eiaculatoria. Provate i gesti mostruosi di Ortensia. La sua solitudine è popolata di spettri, e gli spettri popolano la sua solitudine, e il suo amore rumina e non può uscire di casa, e la sua luce vibra pertanto fra le mura, con la luce, con gli spettri, con l'amore che non esce di casa. Con lo spettro solo
dell'amore. Con il specchiamento dell'amore. Con il disincanto. Con il disincanto, l'incanto e la frenesia. Cercate. Cercate Ortensia. Cercate Ortensia. Cercate la sua vibrante umiltà, che non si sa dar pace e che non trova l'addio a nessuno e che dice addio sempre a nessuno e da tutti solleva il cappellino estivo. Con il gesto inusitato della pietà trovate Ortensia, che nella sua solitudine popola il mondo civile di selvaggi e il canto della chitarra non le basta più e il condono della chitarra non le basta più. Trovate Ortensia che muore tra i fiori di lilla, sola e abbandonata in silenzio e non dà l'addio a nessuno e dà l'addio sempre a nessuno. Cercate Ortensia nella villa della vallata che l'ignora, popolata nella sua solitudine di spettri e di fiabe, popolata è la sua gioia di strana erba e strano odore, che non perde l'odore. Cercate Ortensia. Thank you.